4 categorie, 5 gironi, una finale, passione all'ennesima potenza. Numeri importanti, fondamentali, che caratterizzano ormai da qualche anno il segreto del successo Rock Cup. Un nome che inneggia alla musica, come il rombo dei motori Vortex che riecheggiano con ardore nei cartodromi del bel paese. Il monomarca Vortex, azienda leader nella progettazione, realizzazione e preparazione dei suoi propulsori per il karting, è la reale forza della Rock e l'indiscusso punto di riferimento per giovani e non giovani kartisti. Una sorta di zona calda che funge quale punto di raccordo fra l'amatore e il professionista. Un ambiente sano e competitivo, quello dei Rock Day, che consente ai più piccoli di apprendere, crescere e darsi battaglia per poi emigrare nel professionismo dalla porta principale e ai più grandi, anagraficamente parlando, di proseguire la propria sfida in un contesto spensierato e altamente professionale. Insomma, un monomarca avvincente che ha nel suo DNA fattori che ne determinano una lunga durata ad alti livelli. Quali? Semplicità di utilizzo e gestione del motore, pur avendo un'architettura moderna e raffinata, accensione con pulsante start, carburatore a vaschetta dell'orto, pompa dell'acqua nel carter, conto albero per smorzare le vibrazioni e rendere più longevo il motore, Rock dotato di limitatore a 13.800 giri. I punti fermi sono invece basati sulla lealtà sportiva, garantita da interventi sul motore e severità nei controlli e verifiche, e sull'uso del Rock o del Super Rock quale propulsore, lasciando allo stesso tempo ampia libertà nella scelta del telaio e la possibilità di intervenire nella messa a punto. Ma entriamo nel dettaglio, analizzando a 360 gradi le quattro categorie che animano il gioiello di casa Vortex, col supporto dei responsabili delle aree Centro, Lazio e Nord-Est. Come anticipato, le categorie Rock sono quattro: Rock e Super Rock per i piloti adulti, ma anche per i giovani che vogliono farsi le ossa correndo senza spendere cifre elevate in campionati selettivi. Intrapreso questa attività con appunto nel campionato Rock, campionato che sta crescendo molto bene. Nella categoria Super Rock c'è stato un bel incremento dal 2007 e anche nella Rock Junior, e adesso fra poco ci attendono le finali nazionali e sicuramente sarà un bel divertimento. La Junior Rock è invece per i ragazzi dai 13 ai 15 anni, che possono soddisfare la loro voglia con budget accessibili disponendo del proprio telaio. Questo consente loro di prepararsi alle finezze di setup, messa a punto e ai trucchi della bagarre. La Rock Centro, tra tutte le categorie, è quella un pochino meno numerosa, diciamo, ma comunque poi sono le gare in comune con le altre aree, quindi funziona benissimo lo stesso. Sono sempre riusciti molto bene i Rock Day, dove si andava in pista con i mezzi a far provare anche chi non era mai salito su un kart, e ha sempre avuto molto successo. Dulcis in fundo, la Mini Rock, dedicata ai bambini che entrano nell'ambiente delle quattro ruotine da competizione con un mezzo vincente, qual è il Vortex Rock, che offre questa incredibile possibilità. Quest'anno siamo partiti con la terza categoria, la Junior Rock. Già negli anni passati avevamo fatto Super Rock e Rock molto numerose, e anche in quest'ultima stiamo facendo dei buoni numeri con circa 10 partecipanti per ogni gara. Con questo tipo di motore ti insegna questo tipo di motore a guidare molto pulito e a dare gas molto anticipatamente, quindi è un ottimo trampolino di lancio. Da sottolineare infine i trofei nel trofeo. Non è un gioco di parole, ma le apprezzate realtà che premiano e lanciano in orbita anche Lady, Rookie e Over 40. Un programma ben concepito che abbraccia quindi tutte le classi e tutte le età, opportunamente dislocato in 5 distinti gironi a livello nazionale: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Lazio e Sicilia. Ciascun girone si sviluppa su 6 round, ognuno su una pista differente, appositamente scelta fra le più belle dello stivale. I numeri della Rock Cup sono incredibili, perché in un momento in cui purtroppo il karting italiano versa in condizioni non ottimali, diciamo così, la Rock vanta schieramenti completi in tutti i suoi gironi, quelli del nord, del sud, del centro e della Sicilia, in tutte quante le categorie. Inoltre da quest'anno poi è anche partita finalmente in modo molto buono la categoria junior, che poi è la categoria che dovrà permettere alle giovani leve di emergere nel mondo del karting. E per dare in linea di massima i numeri di questo successo, possiamo indicarli in diverse centinaia di rocker sparsi per tutto il territorio nazionale, perché il successo della Rock non risiede soltanto nei suoi campionati, cioè nei numeri che riesce a realizzare il campionato, i vari gironi Rock, ma risiedono anche
nei cartisti della domenica che acquistano il rock e corrono saltuariamente o lo utilizzano in gruppo, in due o tre amici, e anche questi numeri sono incredibili. I punti di forza della Rock Up sono molteplici, ma sono riassumibili in due momenti fondamentali. Da un lato abbiamo il motore rock, che è il propulsore vero di tutto il successo, con le sue doti agonistiche e gestionali, cioè un motore che offre prestazioni elevate a costi di gestione assolutamente ridicoli, con budget ridottissimi si riesce ad affrontare una stagione alla grande, ad alto livello. Inoltre, oltre a questo grande piccolo motore, il successo della Rock risiede anche nell'impegno che la Vortex ha riversato nella categoria, vale a dire la Vortex è diventata organizzatrice oltre che costruttrice del motore, l'ha promossa questa categoria, ci ha creduto fino in fondo, ci ha investito e ci sta investendo, e i numeri, la crescita della Rock a livello mondiale dimostrano questo impegno e questo successo anche. Quella scritta lì è la scritta autografa del campionissimo brasiliano. Il kart è un mezzo che celebra la grande passione che Ayrton Senna aveva per il karting, lo vuol ricordare nel mondo che ha fatto parte sempre della sua vita ed è stato un elemento trainante della sua carriera, della sua formazione umana, professionale, sempre. Il mezzo è prodotto in tiratura limitata di 200 esemplari, è stato realizzato in partnership tra Tony Kart e Istituto Ayrton Senna ed è dotato di una serie di accessori, di elementi di dettaglio studiati in funzione della celebrazione. La placca in argento sulla parte anteriore poi riporta, oltre alla firma autografa di Senna, riporta anche il numero di telaio prodotto, e ne sono stati realizzati soltanto 200 esemplari di questo mezzo. Dopo i bilanci effettuati direttamente coi responsabili sentiti poc'anzi, siamo giunti all'ora del giudizio finale, anzi della finalissima, visto che il prossimo weekend, dal 14 al 15 giugno, la pista pavese di Castelletto di Branduzzo sarà teatro dell'attesissima prima edizione della National Final, dove verranno schierati tutti i migliori specialisti della disciplina, pronti a darsi battaglia fra le curve del circuito pavese per la posta in palio. I premi? Sparco dell'Orto e Bridgestone, main sponsor della manifestazione assieme alla Vortex, metteranno in palio per i vincitori la partecipazione gratuita all'International Final, di cui parleremo nelle prossime puntate, oltre a motori e buoni acquisto per migliaia di euro a tutti i top drivers. Per informazioni, risultati e classifiche potete consultare la website ufficiale all'indirizzo www.rockup.com e ovviamente il portale più cliccato del motorsport, www.stopandgo.tv.